Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Oggi faccio un'introduzione velocissima perché oggi parleremo della selezione per il metodo KonMari di accessori. Allora, io non avevo affrontato le scarpe nella selezione degli abiti, non le avevo affrontate perché io le considero degli accessori. Per cui nella mia categoria accessori ero quasi tentata di mettere altre tre categorie, cioè di suddividerla in ulteriori tre categorie. Quindi scarpe, accessori e accessori intendo gioielli, orecchini, foulard, cose così. Scarpe, accessori e borse. Io di fatto poi mi sono trovata a suddividerla realmente perché avendo poco tempo, facendo part time, quindi lavorando a volte la mattina, a volte il pomeriggio, mi sono ritrovata a fare queste selezioni nelle mezze giornate che avevo libere, quindi tutto non sono riuscita a fare in una volta sola. Ho fatto la selezione in due tranche, alla fine sono venute, una mattina ho fatto le scarpe e il pomeriggio successivo ho fatto accessori e borse. E che dire, vi lascio al video e di com'è andata la suddivisione, la selezione, e ci vediamo dopo. Questo è il mio angolo delle scarpe. Sono tante, sono mescolate con quelle di mio marito, e queste nelle scatole sono, sì, ce ne sono anche da sopra in effetti, queste nelle scatole sono quelle del cambio stagione e quelle che metto meno spesso, per cui la tecnica adesso sarà sempre la stessa, tiro fuori tutto e vediamo che cosa tengo. Scordavo di farvi notare che nella scarpina in ingresso anche qui ci sono delle scarpe, per cui naturalmente prenderò in considerazione anche queste. Io oggi credevo di fare in fretta a fare questa selezione. Ho tirato fuori tutte le mie scarpe, nel senso tutte. E c'erano addirittura queste che erano... Aspetta. C'erano addirittura queste che erano delle scatole e vuote. Non so perché le avessimo vuote, forse perché poi pensavo di archiviarci le scarpe dentro le scatole, non ho idea. In ogni caso, queste sono tutte le mie scarpe e non credevo di essere una collezionista di scarpe, non mi reputo essere una collezionista di scarpe e non le uso tutte, a dire il vero. Alcune sono delle scarpe ricordo, altre sono delle scarpe che servono solamente in alcune occasioni, e alcune sono delle scarpe talmente usate che non sono più mettibili, e direi che è il caso di cominciare a selezionarle.
Ed eccoci qua. Allora, questa è la collezione di scarpe che ho deciso di tenere. Le ho ordinate per... Queste sono le scarpe estive, scarpe invernali, scarpe tecniche, chiamiamole così, allora, per la pioggia, per la montagna, per la spiaggia e sempre per la pioggia. Quelle sono le scarpe ricordo. Lì ci sono ancora le scatole da buttare e queste andranno sistemate. Mi sono resa conto che sono in realtà più le scarpe che ho deciso di tenere. Beh, ma cioè, oggettivamente, dai ragazze, non sono tantissime, nel senso sono due scarpe da giorno, sia per l'inverno che per l'estate, due scarpe da sera, un paio di scarpe da sera, estate e inverno, e un paio di scarpe un pochino più carine per sia per l'estate per l'inverno, e queste qua sono le scarpe da passeggio, chiamiamole così, per cui non è che siano tantissime. E comunque dicevo che mi sono resa conto di aver tenuto più scarpe di quelle che ho tenuto, di quelle che in realtà ho deciso di buttare via. Mi sono resa conto che in realtà io periodicamente faccio questo tipo di selezione, non l'ho mai fatta così sistematicamente, tirando fuori tutto e guardando tutto sott'occhio quello che decido di tenere, però comunque detta genericamente queste sono le scarpe che butto via. Queste ulteriormente le ho selezionate per questa prima fila, vanno proprio buttate via perché sono logore, e quella fila invece cercherò di venderla. E qui vicino da me c'è Mercatopoli, che è un, come si chiama, sì, diciamo un negozio dell'usato, dove puoi portare le tue cose e rivenderle, per cui sia queste che alcune cose fra libri, cappotti, vestiti, cose così, cercherò di portarle lì. Ed ecco quindi la mia scarpiera sistemata. Allora, qui hanno trovato spazio in bell'ordine gli stivali. Ho un ripiano completamente libero, incredibilmente. E qui hanno, sì, sistemazione comoda le scarpe da tutti i giorni. Quindi le scarpe da pioggia, le scarpe da montagna. Non sono da tutti i giorni, però insomma sono comode lì. E le scarpe da sera, da uscita, da passeggio. Qui c'è tutto uno spazio appunto per le scarpe di Francesco, e c'è anche spazio per un ripiano in più per appunto alloggiare le scarpe di Franci. Salendo ci sono ancora tutte le scarpe di Francesco, quelle se vorrà se le guarderà lui, e questo è il mio archivio delle scarpe estive debitamente in ordine, sistemate. Sopra notate che non c'è più scatola a me. Sono contenta che non ce ne siano più. E qui tutte le mie scatole appunto di scarpe archiviate. Queste qui sono le scarpe dell'estate, ma appunto sono scatole in generale, dove ci possono stare le scarpe estive adesso, ma in generale potranno starci anche quelle invernali a ricambio. E infine questa è la mia scarpiera in ingresso, dove stanno appunto le scarpe comunemente in uso, quindi quelle che realmente metto tutti i giorni, e le scarpe marroni un pochino più chiuse, le scarpe da corsa, da jogging, da pioggia, diciamo, e le décolleté nere sotto le scarpe di Franz. Fine. Arriviamo al reparto borse, che è questo. Che dire? Direi come che per tutto il metodo Marie Kondo io tirerei fuori tutto e lo analizzo, perché non mi ricordo più precisamente che cos'ho e in che stato sono le cose. Thank you.
Allora, volevo solo farvi vedere che cosa ho ottenuto, la maggior parte delle cose, perché le borse le avevo già selezionate precedentemente, ho solamente cambiato il metodo di archiviazione, o per meglio dire ho appuntato, ho reso al meglio appunto il metodo di archiviazione e ho buttato semplicemente questa, che è una borsa appunto che sì, ho strausato, è corrosa e distrutta, e un paio di borsine da cerimonia che non ho mai usato se non per un'occasione, un portafoglio anche questo strausato e un altro, e naturalmente la tracolla di questa borsa invece mai usata, quindi butto via in realtà pochissime cose. La cosa più sconvolgente che butto via è quell'ammasso di carta che è inutile tenere perché andava a riempire le borse, e adesso vi spiego il metodo di Marie Kondo per archiviare le borse. Le metto al loro posto e vi faccio vedere come le sistemo. Allora, questa è adesso la zona delle borse ordinata secondo il metodo Marie Kondo. È semplicemente un pochino più ordinata e c'è un po' più di spazio, non molto, non mi serve appunto tanto spazio perché ho solamente un'altra borsa che è quella in uso, ma è riposta giù nella zona appunto ingresso. Allora, questa la possiamo chiamare la valigia borsa del weekend. Vi apro e qui dentro sono archiviate tutte le borse, quindi la borsa da mare, la mia trousse, la trousse dei trucchi e tutte appunto le bustine che utilizzo per viaggiare sono infilate in verticale, come suggerisce Marie, in modo che sia tutto comunque visibile in un colpo d'occhio, basta guardare da sopra e si vede tutto il contenuto. Adesso la richiudo perché comunque stia un pochino più riparata dalla polvere. È comunque chiusa dentro l'armadio. Per le altre borse, in realtà, allora, la borsa vintage di mamma l'ho messa dentro una borsa protettiva che la tenga appunto riparata. È una borsa in pelle che penso sia quasi più vecchia di me, o abbia la mia età comunque. L'adoro tantissimo perché l'ho rubata alla mamma. Questa è un'altra borsa sempre in pelle di furla che amo visceralmente, arancione, in un outfit completamente nero, mi dà un sacco di grinta, e ho tenuto anche il portafoglio abbinato. All'interno della borsa e anche di quest'altra borsa ho messo altre borse più piccole, quindi una tracolla, una borsa da, diciamo, da cerimonia, e un paio di altri portafogli, sempre infilato tutto in verticale. Io non la chiudo mai in questo modo, appunto tenendola aperta, in un colpo d'occhio quando ne ho bisogno riesco a vedere che cosa c'è al suo interno. In questo modo appunto non ho bisogno di carta inutile a riempire spazi, e anzi lo spazio interno della borsa viene utilizzato come contenitore. Lo stesso ho fatto per quest'altra borsa di Senigallia Summer Jamboree Love. Chissà se e quando riuscirò a tornare al Summer Jamboree. Ho archiviato un'altra borsa e al suo interno altre borse, e come archivio sia per tenere in forma le borse sia appunto per utilizzare e ottimizzare gli spazi. Sono messe in piedi in verticale e in questo modo sono raggiungibili appunto molto comodamente. Passiamo infine a selezionare questa che è la parte degli accessori. Questi sono tutti i miei accessori che si sono accumulati, sono tantissimi nel corso degli anni, e ce ne sono che uso, ce ne sono che non uso, e sarà difficilissimo separarsi da questi. Poi anche questo che è, come dire, un portacollane che ho comprato all'IKEA con l'armadio, è stipatissimo. Vabbè, a parte questi, che adesso ci sono delle collane in uso e sono fuori, anzi adesso dovrei recuperarle, ma ci sono tante tante cose che non uso, per cui adesso sarà il caso di mettersi a selezionarle.
questa è una visione d'insieme del cassetto sistemato. E qui devo dire che ho selezionato tante cose, che alcune di bigiotteria che non utilizzo, altre non bigiotteria, gioielli magari non miei che restituisco a mamma o a suocera perché non li utilizzo, quindi magari loro ne fanno un utilizzo migliore del mio. E ho organizzato tutto in queste... Ma intanto questo cassetto è un cassetto che ormai ha tantissimi anni, da quando ho comprato l'armadio era compreso appunto nel sistema di organizzazione dell'IKEA. Avevo anche tantissime collane di bigiotteria che ho deciso di selezionare e quindi ho sfruttato questo meccanismo per appendere le collane anche di più valore, però che appunto essendo così sottili era facile che si... come dire, che si aggrovigliassero. Ho preferito per cui appenderle così una a una e sono anche più facili appunto da prendere e da utilizzare e da riuscire a vedere in un colpo d'occhio. Quindi qua ci sono tutte le mie collane. Quindi ho tenuto i foulard di quando ero piccina. Come ricordo, ho tenuto le cinture che utilizzo, una bandana rossa che mi serve quando ho voglia di fare la pin up e appunto varie cinture. Ho fatto vari angolini a tema, per cui qui ho messo tutti i braccialetti di perle, i fiori da mettere nei capelli, cinture, la collana, una collana che quella sta meglio così piuttosto che appesa, e qui tutto gioiellini sul rosa, continuando le cavigliere, l'orologio che è più un ricordo che ho utilizzato. Questa dovrebbe andare buttata secondo il metodo Marie Kondo perché è rotta, ma ci tengo troppo, mi piace un sacco e è di mia suocera. Questi sono i miei braccialetti di giada che non utilizzo tanto perché ho paura di rompere, ma vengono dalla Cina per cui ci tengo tanto e non vanno buttati. Sì, della serie l'Alcesti fra gli accessori è più ricordi che altro. Questa scatolina è la scatolina delle fedi e questa mi sa che non andrà mai buttata, è vuota, cioè le fedi le abbiamo addosso però non riesco a buttarla. E un pochino di altri accessori, un angolino stile ottocentesco, orecchini vari e altri gioiellini divisi in scatoline varie. Niente di che, ho buttato via veramente veramente tanto, non vi faccio vedere l'ammasso di roba perché me ne vergogno, ma ho buttato via tanto. Rieccoci, spero di non essere stata troppo prolissa, spero di avervi dato tutte le informazioni di cui avevate bisogno. Io, detta proprio in generale, ripeto e ribadisco sempre per quanto riguarda la selezione, appunto questo metodo con Mari. Voi vedete appunto il fatto che io butti via tante cose, io non sto buttando via tante cose, poi come le butto, le vendo, le riciclo, è un altro argomento, non fa parte del metodo con Mari. Quello che dice il metodo con Mari è tenete tutto ciò che amate. Quindi anche se voi vedete che io mi separo da tante cose, sono cose a cui non tengo, sono cose che io non uso, sono cose che è un peccato che io tenga lì se io non le utilizzo realmente e se a me non dicono più niente. Magari una volta mi avevano detto qualcosa, ma se oggi non mi dicono più niente, come poi le smisto è un altro argomento. Tipo mi è rimasta solamente una borsa, ho selezionato solamente una borsa da buttare via, ma quella è veramente troppo usurata, proverò a venderla ma non credo che me la prendano. Io tutte le cose che avrò da vendere, diciamo, le porterò a Mercatopoli, che è un negozio, diciamo un negozio dell'usato qui vicino, che quindi ritira le nostre cose, le rivende proprio come negozio dell'usato e una percentuale le vende appunto la
e una percentuale la restituisce, una percentuale se la tiene, una percentuale la lascia al venditore, quindi poi mi tornerà una piccola percentuale delle cose che hanno venduto. È un metodo di vendita delle cose, non mi piace vendere le cose online, ho già fatto una vendita online del divano, il vecchio divano che avevamo, ma non mi è piaciuto il fatto che delle persone dovessero venire a casa mia a vedere le cose, cioè sono molto riservata su casa mia, non faccio entrare persone, per cui mi ha dato proprio fastidio. Sono stata contenta di aver venduto il mio divano, ma non, tra l'altro ha una famiglia carinissima, ma non lo rifarei per ogni singola cosa, mi dà proprio fastidio il fatto che ci siano delle persone che periodicamente devono venire a casa mia o che io mi devo incontrare con queste persone per fargli vedere la cosa che è in vendita, poi magari non gli piace, non fa per me. Le porto in negozio, c'è qualcuno che se ne occupa, naturalmente si terranno una percentuale e pace. Ho buttato via solamente le cose veramente, detta proprio in generale, ho buttato via solamente le cose veramente usurate e che non possono essere riutilizzate. In questa particolare selezione ho trovato tante cose che, diciamo, mi erano state prestate, che so, da mamma, suocera, parenti in genere, per cui ho fatto due borsine in particolare da restituire a una mamma, una suocera. In questo caso particolare c'erano delle collane particolari che piacevano da tanto a mia sorella. Io non avevo la minima intenzione di darle i miei scarti. Lei casualmente era a casa mia quel pomeriggio che ho fatto la selezione ed è stata lei a volersi scegliere delle collane da tenere che appunto puntava da tanto perché le piacevano molto. Io non le utilizzo più, non le vedo nei miei colori, per cui lei se le prese. Io sono stata molto contenta che queste collane siano andate a lei. Infine, per le scarpe, anche quelle ho buttato via principalmente scarpe usurate o che sapevo che mi facevano male. La gran parte delle scarpe che ho selezionato in realtà proverò a venderle appunto in questo mercatino dell'usato. Vediamo se è possibile venderle, visto che sono alcune di marca e alcune sono ancora appunto mettibili e ho addirittura la scatola. Vediamo, non sono sicura. Comunque adesso non vorrei tirarla troppo per le lunghe, volevo solamente appunto farvi vedere com'è andata questa selezione e ditemi anche voi come sta andando, se c'è qualcuna di voi che sta facendo questa selezione con il metodo con Mari. Io mi sto divertendo tantissimo. Volevo farvi un ultimo annuncio per tutto il mese di dicembre, che è il prossimo mese. Stopperò la selezione di con Mari, non ci saranno più video del mercoledì per il metodo con Mari, perché è dicembre, è Natale, ci saranno un sacco di altri video a tema Natale, ma per il metodo con Mari mi bloccherò un pochino. Non che io non continui comunque a selezionare con il metodo con Mari, comunque naturalmente riprenderò tutto e vi farò vedere a partire da gennaio. In particolare durante le vacanze spero di riuscire a sistemare tutte le carte, la terza categoria che ho sospeso, perché volevo farlo con l'aiuto di Francesco, per cui spero appunto di riuscire a farlo durante le vacanze. E per questa selezione e metodo con Mari ci vediamo da gennaio in poi. Per ora vi saluto, vi lascio un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!